Poi mi avvio alla chiusura anche perché devo andare in giunta, non posso permettermi di arrivare troppo tardi. Però ci sono altri due termini, uno è quello di razza. Razza, purtroppo il razzismo ancora oggi dilaga, l'abbiamo visto negli ultimi fatti che sono successi a Lampedusa qualche tempo fa, lo vediamo tutti i giorni quando c'è una forma di lotta contro il diverso, di esclusione del diverso. Questo si può tradurre nei confronti di persone che sono di altra nazionalità, ma spesso lo facciamo anche verso i più deboli, lo facciamo nei rapporti di genere. E quindi credo che questo sia un tema fondamentale sul quale noi dobbiamo lavorare e mi auguro che voi insomma ci lavoriate. L'ultima parola che ho scelto è silenzio. Silenzio è una parola che mi ha colpito perché noi non possiamo vivere nel silenzio ed è il compito di tutti noi, nel modo particolare di voi giovani perché a partire dalla memoria, da quello che acquisirete anche attraverso questo percorso, dallo studio della storia, potrete continuare a perpetuare con la vostra voce, quindi rompendo questo silenzio, tutti i valori che il nazifascismo ha cercato di distruggere e tutti i valori che purtroppo ancora oggi spesso vengono minati da comportamenti che non guardano ovviamente all'umanità, ai valori dei diritti di ciascuno di noi e che quindi rischiano di calpestare. Quindi io vi auguro un buon lavoro, per me è stato un enorme piacere poter portare i saluti da parte dell'amministrazione. Mi dispiace dovermi assentare, non poter restare qui, ma tornerò e vi auguro a tutti voi un buon lavoro. Grazie. Non è meglio di quello che fate in classe, è qualcosa di diverso. Non ci interessa che siate i primi della classe o più sommari, che siate nati in Italia o arrivati in Italia da poco tempo, non ci interessa se fate la scuola per diventare pochi o se state studiando diritto per diventare avvocati, ci interessa una cosa, il vostro interesse e la vostra partecipazione. Io vi chiedo di essere veri.